Radio Stereo 5 presenta CNA Cuneo, dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18.10 e ogni martedì alle 11.10. Oggi parliamo di un'agevolazione della Regione Piemonte dedicata ad alcuni tipi di impresa. Lo facciamo con Fabrizio Rosano, consulente finanziario per CNA Cuneo. Ben trovato. Buongiorno a tutti, ben trovati a voi. Parliamo della legge regionale 34. Ecco, di cosa si tratta in generale? Sì, la legge regionale 34 è di emanazione della Regione Piemonte ed è una legge agevolativa a sostegno degli investimenti per lo sviluppo delle imprese e l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi. Chi può accedere a questa agevolazione? Possono accedere in questo momento le micro e piccole imprese, e principalmente rivolte al settore commercio artigianato. Nello specifico, quali spese va ad agevolare? Allora, l'agevolazione è rivolta a spese ancora da realizzare, quindi su preventivi, e spese che vanno a ricoprire un'ampia gamma di tipologie che spaziano dai macchinari agli impianti e alle attrezzature, all'acquisto di hardware, software, all'acquisto di mobili, arredi, macchine d'ufficio, altri beni strumentali, automezzi per trasporto di cose alimentari, combustibili tradizionali o combustibili alternativi, oppure opere edili relativi impianti, brevetti, marchi, licenze, diritti d'autore, insomma tutte spese che l'azienda solitamente iscrive a cespite ammortizzabili. È un'agevolazione che va quindi a preventivo su una presentazione di un piano di investimento, dopodiché la seconda fase della legge prevede una rendicontazione in seguito alla realizzazione dell'investimento, dove l'azienda andrà a dimostrare di aver realizzato realmente il programma di investimenti presentato a monte. Parlando di cifre, in quanto consiste questa agevolazione? L'agevolazione è un'agevolazione composta, in quanto la prima parte di agevolazione consiste in un finanziamento agevolato, ovvero a tasso agevolato, dell'intera somma ammissibile all'agevolazione. Questa intera somma viene finanziata al 70% dalla Regione Piemonte con fondi a tasso zero, pertanto il restante 30% viene fornito da una banca convenzionata ad un tasso di mercato attuale. La media ponderata tra i due fondi fa scaturire un'operazione finanziaria da rimborsare in 5 anni a tasso nettamente interessante, ad oggi ben sotto l'1%. Scatta poi la seconda parte dell'agevolazione, che è un contributo a fondo perduto che è pari al 10% della parte che ha finanziato la Regione Piemonte. Quindi, per capirci, quel 70% di fondi che ha fornito la Regione Piemonte se ne possono richiedere un 10% a fondo perduto che arriva direttamente nelle casse dell'azienda. Ecco, chi volesse accedere a questa agevolazione, che iter deve seguire? Sì, come CNA siamo attivi per fare sia l'analisi di prefattibilità, sia poi l'istruttoria della pratica da presentare in regione. Ovviamente è sufficiente mettersi in contatto con noi per effettuare l'analisi di fattibilità della richiesta e ovviamente questa parte è gratuita. Dopodiché, se l'azienda ha i requisiti per proseguire, si va avanti con la preparazione della pratica, presentazione e tutte le fasi successive che seguiamo fino al completamento, sempre come CNA. E noi ringraziamo Fabrizio Rosano, consulente finanziario per CNA Cuneo, che ci ha parlato della legge regionale 34. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'attenzione. Alla prossima. CNA Cuneo è il programma di Radio Stereo 5 dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18.10 e ogni martedì alle 11.10.